Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza Indipendenza, Castrovillari. Mari, primo tempo non andato a buon fine, può attaccare la Capani, lo fa con Carmine Fasano, c'è un tocco da parte della Milani. Una Capani in grande spolvero annichilisce al Franceschino Filpo la Milani Cosenza con un secco 3-0, 25-21, 26-24, 25-21 lo score. Un match sempre saldamente in mano ai ragazzi di coach Crispino e Trudo in tutte e tre i parziali, con una autorevolezza ed una sicurezza che non si vedevano da tempo in casa Capani. Con questo risultato il sestetto castrovillarese raggiunge a quota 35 punti la stessa Milani in piena corsa per i playoff. Saranno decisivi i prossimi tre match, soprattutto la trasferta a Cetraro la prossima settimana per la Capani. Dovesse, e ne ha le possibilità, fare almeno 7 punti, centrerebbe l'obiettivo playoff raggiungendo i 42 punti necessari. Cambiano di nuovo formazione i coach Crispino e Trudo, mettendo sin dall'inizio nel sestetto base Gualtieri e Bianco nel ruolo di banda, confermato in posto 2 un Carmine Fasano, autentico mattatore del match, autore di 16 attacchi vincenti e 5 punti conquistati a muro, miglior atleta dell'incontro, che sta vivendo una nuova stagione sportiva dopo il grave infortunio capitatogli all'inizio di campionato, grazie anche all'intuizione di coach Crispino, che gli ha disegnato questo nuovo ruolo da opposto che esalta al massimo le sue doti tecnico-atletiche. Buona prova di Marcello Bianco, che anche se non al massimo della condizione, 7 settimane di stop per lui per un grave infortunio, si fa trovare pronto quando Bozzo lo chiama a chiudere gli attacchi da posto 4, 10 punti per lui. 7 attacchi vincenti per Gualtieri, ottima la sua prova, danno un notevole contributo alla causa anche Todisco, autore di 9 punti, e De Simone, 6 punti a muro per lui. Aggressivo in difesa Iannace, autore di numerosi miracoli sugli attacchi della Milani, nel suo ruolo il numero 1 del torneo. Davide Bozzo, un gigante, ha distribuito palloni ai suoi con precisione chirurgica. Ai nostri microfoni a fine match coach Trudo e Crispino, il patron Aurelio Erbino ed il match winner dell'incontro Carmine Fasano. Il sindaco Mimolo Polito è venuto a vedere i ragazzi di patron Erbino questa sera. Sindaco, ha portato bene la tua visita, una partita importantissima per i colori locali. Adesso siamo a quota 35 insieme alla Milani in piena corsa per i playoff. Non ha portato bene, che sono bravi loro. E poi il presidente ha chiamato ad accolta che dovevamo lottare per i playoff e siamo venuti a fare il tifo. Coach Trudo, una partita 3-0, c'era quello che la Capani voleva, ha portato bene anche la presenza dell'Under 17. Sì, in effetti questa è la novità, questa sera era una partita sentitissima, ci dovevamo riprendere questo 3-0 che abbiamo subito a Cosenza e abbiamo voluto anche i nostri giovani, il nostro vivaio, e pare che insomma abbia portato fortuna. Oggi una partita senza storia con un Carmine Fasano, autore di 19 punti personali. Sì, ci tenevamo tanto a fare bene oggi perché comunque crediamo nei playoff, crediamo nelle nostre forze e quindi vogliamo andare avanti. Poi ci volevamo riscattare dalla partita di sabato scorso a Polistena, un 3-2 a favore loro, che però poteva finire in modo diverso la partita perché abbiamo giocato veramente bene, quindi oggi in casa tenevamo a fare i 3 punti pieni. Presidente, era stata chiesta una prova d'orgoglio soprattutto per riscattare il 3-0 dell'andata, è operazione riuscita, un 3-0 oggi che non dà adito a nulla, la Capani è assolutamente padrona del campo. Hai perfettamente ragione, se andassimo a cercare una pecca oggi non la troveremmo, hanno disputato tutti i ragazzi una partita fenomenale, a partire dal palleggiatore, dall'opposto Fasano che è stato semplicemente mostruoso, dalla banda Bianco, ma tutti hanno fatto una bellissima partita e soprattutto sono rimasti concentrati dall'inizio alla fine. L'inerzia della partita è sempre stata dalla nostra, siamo sempre stati anche in lieve vantaggio, solo in un punto in tre set ci hanno sopravanzati, sono stati bravi.
Mancano 3 partite, noi per sperare nel sogno playoff dobbiamo vincerle tutte e 3, sono 3 finali, sono 3 partite importanti con squadre importanti. La prima l'avevamo stasera e fortunatamente è andata bene con una grande vittoria dei ragazzi che sicuramente darà sia morale che fiducia.